Iniziamo a presentare la partecipazione della città di Cagliari alla European Swim City. È una gara di nuoto aperta alle città che hanno partecipato alla competizione di città europea dello sport o che hanno vinto, e quindi è una gara internazionale perché è aperta anche alle città del resto d'Europa, alle città e anche alle capitali, quindi potrebbe esserci la partecipazione. Adesso non si sa ancora quali siano le città, però potrebbe esserci Lisbona, Marsiglia, insomma, Praga, anche le capitali che hanno vinto negli anni passati. La gara è importante perché è una gara giovanile, quindi dal 2001 in su, dai nati del 2001 in su, ed è una gara che si svolgerà su 3-4 giorni. Ci sono squadre da 8 atleti, 4 atlette e 4 atleti che si contenderanno il titolo e la bandiera, come sempre, gialla dorata per la miglior città del nuoto. È importante perché rappresenta, come dire, la collaborazione dell'amministrazione con la Federazione Nuoto, che è qui presente, con le società del nuoto, perché è una rappresentativa, quindi tutto il mondo del nuoto si andrà a rappresentare, non solo una società, a rappresentare la città. È importante perché le occasioni anche per i ragazzi non sono tantissime, quelle di andare fuori e competere con altre ragazze e ragazzi che arrivano da tutta Europa. Speriamo che sia una competizione di alto livello, perché questo è importante per dar modo ai nostri ragazzi di cimentarsi. Ovviamente speriamo anche di vincere, insomma, senza dargli troppa pressione, però diciamo che non tornate in città se non vincete. A parte gli scherzi, no, sarà importante, insomma, partecipare, perché è giusto, insomma, competere e dare modo di cimentarsi con ragazzi che arrivano da tutta Europa. Credo che i nostri siano anche leggermente più giovani degli altri, però è giusto così. Sono tutti ragazzi molto forti, molto preparati, che rappresenteranno, io sono sicuro, al meglio, non solo dal punto di vista sportivo, la città. Questa cosa è nata un po' per gioco, cioè mi hanno chiesto di partecipare a questa gara e ho chiamato, per me, un amico, Marco Cara, perché ho allenato alla Vespera Pallacanestro, lui era responsabile del nuoto. Ho detto: ma secondo te come città siamo in grado di tirare fuori degli atleti per partecipare a questa competizione? Lui mi ha detto di sì, e quindi poi la commissione nuoto si è riunita e ha tirato fuori i nomi dei migliori atleti nostri, che hanno deciso di dare questa opportunità ai ragazzi, perché purtroppo noi paghiamo il fatto dell'isolamento. Purtroppo essere un'isola non ci permette di confrontarci, ma in tutti gli sport, quotidianamente, con atleti di altre regioni. Quindi dare anche un'opportunità in più ai ragazzi, secondo me, serve e aiuta soprattutto allo sport isolano. Volevo ringraziare soprattutto anche Alessandro Caddeo della Flying Tour by Caddy, che con il suo contributo aiuta i ragazzi a partire, perché copre parte delle spese e per la costruzione, insomma, della logistica e di tutto il trasporto. Come federazione abbiamo colto sicuramente al volo l'invito del Comune, oltre che per una collaborazione che abbiamo ripreso in mano da novembre, che ha come obiettivo sicuramente il far sì che a Cagliari ritornino gare di un certo tipo e anche manifestazioni importanti. Questa in particolare è un'occasione d'oro per i ragazzi, che anche se sono il meglio che Cagliari esprime a livello nazionale, quindi sono abituati a confrontarsi su un palcoscenico nazionale, una gara internazionale sicuramente è un qualcosa in più che dà la possibilità di fare esperienza, anche di confrontarsi con altre nazioni, dove sicuramente ci saranno atleti importanti. Ma loro sono tutti più piccoli, sono nati nel 2002 e nel 2003, quindi comunque cercheranno di essere competitivi, pur magari gareggiando con degli avversari nazionali o comunque internazionali che magari saranno del 2001. Quindi speriamo di riuscire ad essere competitivi. Io parlo a nome loro. Sono sicuramente emozionati e contenti di partecipare a questo evento per essere in Cagliari, daranno il loro massimo in ogni gara e ogni prova, di questo ne siamo sicuri. È un grande onore per me partecipare a questa rappresentativa a Sarno, anche perché è una delle mie prime volte che
venuto convocato appunto per rappresentare la mia città, ovvero Cagliari, quindi quella Sardegna, la mia regione. Come ho detto l'allenatore Marco Cara, quest'anno ho avuto una grossa crescita esponenziale, questo comunque mi sprona sempre di più a dare il massimo nelle mie gare. Niente, sono contento di partecipare a questa manifestazione e a dare come sempre il massimo in ogni mia singola gara.